figlia d'arte, nata il 21 febbraio 1976. Sua madre, Iride Sauri, è stata prima ballerina del Teatro La Fenice di Venezia, oggi apprezzata insegnante di danza. Suo padre, Giuseppe Carbone, tre volte direttore del corpo di ballo del Teatro La Scala di Milano e di tutti i maggiori teatri italiani, oltre che dell'Opera di Bonn e del Kulturballett di Stoccolma. E suo fratello Alessio, primo ballerino dell'Opera di Parigi. Inizia a studiare danza con sua madre, poi all'età di 15 anni vince una borsa di studio per la Royal Ballet Summer School di Londra con il concorso Benetton e nello stesso anno inizia i suoi studi presso la scuola di ballo del Teatro alla Scala di Milano, dove si diploma a 18 anni entrando da subito a far parte del corpo di ballo della Compagnia Scaligera e dove ben presto, a soli 21 anni, viene nominata solista. Oggi simbolo di eleganza e gentilezza sia sulla scena che nella vita, stiamo parlando naturalmente di Beatrice Carbone. Sono felicissima di essere di nuovo a Comacchio, nell'ambito di questo festival di Comacchio in Danza. Sono molto legata a Ermal e Sara, mi piace lavorare con loro perché sono persone veramente di cuore e di solito adoro circondarmi di persone così, quindi ci siamo conosciuti un po' per caso e abbiamo iniziato a collaborare insieme. È già, penso, la terza volta che vengo per lo stage, quindi mi sento casa in un certo senso, e la prima però che ballo qui, quindi sono felicissima. In più la mia mamma, quando era ballerina ancora giovane, ha ballato anche lei tanto a Comacchio, perché papà aveva una compagnia, il Balletto di Venezia, e quindi mi parlavano sempre di Comacchio, venivano a fare qui gli spettacli, e sono felicissima di anche calcare le orme della mia mamma, ecco, e del mio papà.